È finita, Jack, non puoi fare quello che pensi di fare. No, ho i miei diritti, devo fare una telefonata. Il tuo problema non sono le telefonate, ma che ti farei 10 anni per esserti spacciato per un federale. 10 anni per essermi spacciato per un federale? E te quanti te ne dovrebbero dare che lo sei veramente? Fategli fare una telefonata. Grazie. Posso avere un po' di privacy, per favore? Sì, Mascone, garante cauzione. Ciao, sono Jerry, passami Eddie. E Jack! Sì, spero proprio che hai delle buone notizie, caro Jack, perché ti rimangono solo 2 ore. No, Eddie, ti ho chiamato per dirti che sei uno sporco bastardo, hai capito bene? Aspetta un momento. Perché hai mandato Marvin, brutto pezzo di merda? Vigliacco traditore, lurido serpente. Hai finito, cazzo? Sporco vermine, un sacco di merda. Tu hai cosa? Tu hai fatto fiasco. Hai tenuto quel tizio per 4 giorni, Jack. 4 giorni! Avresti potuto mandarlo qua senza mandare in malora tutto quanto. Sei fottuto. Quando cazzo ti ho chiamato? Quando mai ti ho fatto un favore brutto, topo di fogna? E perché cazzo hai detto a Dorfer che avevi detto che c'aveva il duca e lui non me l'ha detto? Un momento. Quando hai parlato con lui? Che ti importa? Quando hai parlato con lui? Quel bastardo mi ha chiamato come un'ora fa, gridando come uno stesso che doveva andare a farmi fottere. E tu lo stesso. Tutti mi dicono di andare a farmi fottere. Ma si può sapere che cavolo sta succedendo? Niente, ce la fai a portare il duca qua entro 2 ore, sì o no? Ma perché non te lo porta Dorfler? Ho parlato prima con quello stronzo di Dorfler, non ha il duca. Cosa? Dov'è quel maledetto duca? Ti richiamo più tardi. Jack! Posso sapere con chi sto parlando in linea? Sterrano, per favore. Chi parla? Marvin Dorfler. Chi è? Che linea? È linea Marvin Dorfler. Ah sì, va bene, lo sento io. Marvin, allora tutto è come previsto. Allora Dorfler sta lavorando per voi. Chi è che parla? Sono Jack Walsh. Jack, che problema è? Prima ci eravamo offerti a te, adesso te non avevi. Non volevi questo lavoro qua, allora l'abbiamo dato a Marvin. No, dovete ascoltarmi bene. Con chi è che stai parlando? Jack Walsh. Arrivi troppo tardi, imbecille. No, è tardi per voi. Dopo quello che ho fatto con i miei soldi non rifiuterò questo brutte merda, avete capito? Rivoglio il duca. Perché cazzo vieni a dirlo a noi? Perché cazzo vengo a dirlo a te? Perché io vengo a dirlo a te? Ecco perché te lo vengo a dire a te. C'ho certe cose qua che scottano, compresi certi floppy disk che contengono dati su come saranno riciclati il denaro sporco, ogni cosa. E se non vedrò il duca entro 2 ore all'aeroporto McCarlan, spedirò quei dischetti all'FBI. Mi sono spiegato bene? Non disturberò Jimmy per queste puttanate. Ah, non disturbare Jimmy, va bene. Non disturbarlo. Così dopo, mentre lo chiamerò, gli dirò anche che sei stato tu complice. E mi raccomando, fra 2 ore all'aeroporto McCarlan. Avete capito? Buona giornata. Dì ad Alonso che voglio fare un patto. Vorresti fare un patto con me? Che cosa mi dai se ti consegno Jimmy Serrano? Come consegnare? Per prima cosa complicità nell'ostacolo in un aeroporto. E dove vorresti arrivare? Mi faresti prendere il duca e prendere i miei soldi? Dimmi di più. Non possiamo, perché dobbiamo essere all'aeroporto di Las Vegas in meno di 2 minuti. Marvin, sei tu? No, sono tuo nonno. È proprio come avevo pensato. Tieni, prendi il giornale. Che forza, sono stupito di me stesso dalla mia bravura. Ho pensato proprio a tutto. Un bel sorriso. Non farlo, Marvin. Adios.
Quindi mi stai dicendo che quello che farà sarà una cosa contro la legge? E certo, gli basterà andare proprio dentro l'aeroporto per far sì che sia contro la legge. E prima di tutto è con un prigioniero, quindi complicità nello stato di New York per un affare che non gli riguarda. E comunque non ti preoccupare, perché dopo gli darò quei dischetti. Sì, ma saranno delle cagate se non gli darai indietro quei dischetti. Non ti preoccupare, glieli darò indietro quei dischetti. Dategli una ricetrasmittente. Marvin? Niente rancore per quello che è successo ad Amarillo, eh? Ho avuto un attimo di perdizione di controllo. Che ci assicura che c'è il Duca. C'è un piccolo cambiamento. Voglio 2 milioni. Cosa? Ho letto i giornali, sapete? Quello lì che vi ha rubato i soldi ne ha rubati 3 di milioni. E così penso che ne debba valere 2. Sono un uomo d'affari. Che ci assicura che c'è il Duca. Voglio 2 milioni. Il primo è nella macchina. Il secondo andrete secondo l'indirizzo dove è stato scritto. D'accordo? No, niente affatto. Oh, Maggi, ma come cacchio facciamo a sapere adesso dove si trova il Duca? Hai la soluzione in mano. Guarda, quando impari a usare bene il cervello, guarda, visto che c'è scritto. Va bene, ragazzi. Oggi è la serata decisiva. Sono stufo dei vostri soliti errori. Quindi adesso, quando andremo all'aeroporto, prendete i dischetti di Wash. Voi prendete i dischetti di Wash e stendete Wash e prendete i dischetti. Ma non c'è il rischio che si ricorra alla polizia o a qualcosa del genere? Conosco Wash, è un tipo sempre previdente. Lui ottiene quello che vuole, io ottengo quello che voglio. Per lui è fottuto. Sì, ma veramente, Sid, Sid, prendi un po' di latte, un po' di caffè, fai insomma quel cazzo che ti pare. Come mai quel sorrisetto? Mi sembra di tornare spirito. Bene. Sono in presenza del Duca. Quello che ricicla denaro sporco per i benefattori. Ma il nostro destino adesso ci ha incrociato. Credevi davvero di farla franca e di rubare i miei milioni? Sono venuto qua per dirti solo 2 cose. La prima è che morirai stasera stessa. La seconda è che tornerò a casa e mi farò una bella cena calda. Poi andrò a casa tua, da tua moglie, e ucciderò anche lei. Jack, quanto tempo è passato? Già, quanto tempo è passato? Vedo che continui a spendere i tuoi soldi investiti. Che vuoi, sono fatto così. Se ti va magari una sera, magari andare ad un ristorante e offrirti una cena o qualcosa del genere, lo faccio pure. Sono fatto così. Sei un gran sportivo. Tua moglie? Sì, tutto bene. I tuoi figli? Sì, tutto bene. Hai per caso con te i tuoi dischetti oppure li hai dimenticati come hai fatto anche con il tuo posto di lavoro? C'è un problema. Io vedo te ma non vedo il Duca. Ci penseremo al Duca, non ti preoccupare. No, ci pensiamo subito. Sta a sentire, Jimmy, non è ora impatriata. Se io non ti vedo, diciamo, entro 5 secondi, non lo vedo entro 5 secondi, io me ne vado. Sei sempre stato così ragionevole. Sai com'è? Facciamo così, adesso andiamo fuori e lo andiamo a prendere. Vaffanculo, ci vediamo in tribunale. Ah, Jack. Ah, bene, hai vinto. Cosa? Lo vuoi sentire in questo stramaledetto aeroporto? Lui dov'è? Aspetta, adesso lo andiamo a prendere. 5. Ecco, il nostro padre è a posto. Johnny, vieni dietro di me. Dai, adesso devi darmi i dischetti. Devi, hai capito? Dammi i dischetti. I dischetti. Dice. Ok, bene, ok, basta, andiamo, via con questi dischetti. Salve ragazzi, come va? Marvin, vuoi filare dietro di qui? Tu chi cazzo sei? Sta scrivendo un libro, chi cazzo sei tu? Dice, aspetta, ha preso i dischetti o no?
guardati. Ferrano, apri i dischetti. Ferrano, apri i dischetti. Apri i dischetti. Ferrano, apri i dischetti. Tutti indietro, tutti indietro. Oddio, e questi dove cacchio spuntano? Jimmy, avrei voluto dirti una cosa che te l'avrei voluta dire un sacco di tempo fa. E quale? Che sei in arresto. Credo che pareggeremo i conti, e qualche volta. Chissà, perché mai? Per il nostro patto? Ok, a posto. Ehi, un momento, quale patto? Ci vediamo a Los Angeles, Marby. Attento a Jack che quello ti frega le sigarette, C'ho pochissimo tempo, devo riportarti a Los Angeles entro questo tempo. Ciao, Alonso.